Pace e bene a voi presenti e a quanti sono in collegamento televisivo con il santuario di San Leopoldo a Padova. Iniziamo la Santa Messa con il canto Amatevi fratelli, che troviamo al numero 65. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Il profeta Ezechiele ci parla oggi della resurrezione, la resurrezione dei morti. E Gesù nel Vangelo ci ricorda qual è il primo comandamento e aggiunge il secondo. Allora i comandamenti principali sono la strada per la nostra resurrezione, che non è solo opera della fine del mondo, dopo la morte. La nostra resurrezione comincia fin d'ora con l'aiuto della parola e dei sacramenti del Signore. Ci prepariamo a celebrare l'Eucaristia chiedendo perdono dei nostri peccati. Signore, che non sei venuto a condannare ma a perdonare, Kyrie eleison. Cristo, che fai festa per ogni peccatore pentito, Christe eleison. Signore, che perdoni molto a chi molto ama, Kyrie eleison. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. O Dio, tu hai rivelato agli operatori di pace, saranno chiamati tuoi figli. Concedi a noi di ricercare sempre quella giustizia che sola può garantire una pace stabile e autentica. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Ezechiele. In quei giorni la mano del Signore fu sopra di me e il Signore mi portò fuori in spirito e mi depose nella pianura che era piena di ossa.
mi fece passare accanto a esse da ogni parte. Vidi che erano in grandissima quantità nella distesa della valle e tutte inaridite. Mi disse: Figlio dell'uomo, potranno queste ossa rivivere? Io risposi: Signore Dio, tu lo sai. Egli mi replicò: Profetizza su queste ossa e annuncia loro: Ossa inaridite, udite la parola del Signore. Così dice il Signore Dio a queste ossa: Ecco, io faccio entrare in voi lo spirito e rivivrete. Metterò su di voi i nervi e farò crescere su di voi la carne. Su di voi stenderò la pelle e infonderò in voi lo spirito e rivivrete. Saprete che io sono il Signore. Io profetizzai come mi era stato ordinato. Mentre profetizzavo, sentì un rumore e vidi un movimento fra le ossa che si accostavano l'uno all'altro, ciascuno al suo corrispondente. Guardai, ed ecco apparire sopra di esse i nervi. La carne cresceva e la pelle le ricopriva, ma non c'era spirito in loro. Egli aggiunse: Profetizza allo spirito, profetizza, figlio dell'uomo, e annuncia allo spirito. Così dice il Signore Dio: Spirito, vieni dai quattro venti e soffia su questi morti perché rivivano. Io profetizzai come mi aveva comandato, e lo spirito entrò in essi e ritornarono in vita e si alzarono in piedi. Erano un esercito grande, sterminato. Mi disse: Figlio dell'uomo, queste ossa sono tutta la casa di Israele. Ecco, essi vanno dicendo: Le nostre ossa sono inaridite, la nostra speranza è svanita, noi siamo perduti. Perciò profetizza e annuncia loro. Così dice il Signore Dio: Ecco, io apro i vostri sepolcri, vi faccio uscire dalle vostre tombe, o popolo mio, e vi riconduco nella terra di Israele. Riconoscerete che io sono il Signore quando aprirò le vostre tombe e vi farò uscire dai vostri sepolcri, o popolo mio. Farò entrare in voi il mio spirito e rivivrete. Vi farò riposare nella vostra terra. Saprete che io sono il Signore. L'ho detto e lo farò. Oracolo del Signore Dio. Parola di Dio. Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre. Lo dicano quelli che il Signore ha riscattato, che ha riscattato dalla mano dell'oppressore e ha radunato da terre diverse, dall'Oriente e dall'Occidente, dal settentrione e dal mezzogiorno. Alcuni vagavano nel deserto su strade perdute senza trovare una città in cui abitare. Erano affamati e assetati, veniva meno la loro vita. Nell'angustia gridarono al Signore ed Egli li liberò dalle loro angosce, li guidò per una strada sicura, perché andassero verso una città in cui abitare. Ringrazino il Signore per il suo amore, per le sue meraviglie a favore degli uomini, perché ha saziato un animo assetato, un animo affamato ha ricolmato di bene. Thank you.
Insegnami, Signore, i tuoi sentieri, guidami nella tua fedeltà e istruiscimi. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dello Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, oh Signore. In quel tempo, i farisei, avendo udito che Gesù aveva chiuso la bocca ai sadducei, si riunirono insieme e uno di loro, un dottore della legge, lo interrogò per metterlo alla prova. Maestro, nella legge, qual è il grande comandamento? Gli rispose, amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. Questo è il grande e primo comandamento. Il secondo, poi, è simile a quello. Amerai il tuo prossimo come te stesso. Da questi due comandamenti dipendono tutta la legge e i profeti. Parola del Signore. La visione delle ossa inaridite che si rivestono di carne, che riprendono vigore, è destinata al popolo di Israele, che ha perso la fiducia dopo l'esilio, si considera distrutto, che ha perso l'alleanza. E il profeta invece riconsola, rinnova la fiducia, c'è una resurrezione, una ricostruzione, che non è soltanto per il popolo di Israele, ma è per tutti noi. Sono poche le descrizioni della risurrezione nella Scrittura, Antico Testamento specialmente, e la descrizione, che la visione che ha Ezechiele non è una maniera per descrivere come avverrà la risurrezione dei nostri corpi, delle nostre persone. È una visione, però è importante il pensiero del profeta, che dopo aver parlato dell'infedeltà, della conversione, del rinnovo, dell'alleanza, vede nella resurrezione la conclusione del piano di salvezza, perché Dio vuole che tutti gli uomini risorgano. Non è, dicevo, una descrizione che fa di questa visione, come avverrà la nostra resurrezione. Abbiamo davanti comunque la resurrezione di Cristo, il primo risorto, il grande risorto, dopo la sua passione e morte. Abbiamo l'assunzione al cielo di Maria, che abbiamo celebrato poco tempo fa, assunta in cielo in corpo e anima. Ecco, cosa ci aiuta a capire e a credere che siamo destinati alla risurrezione, e non alla risurrezione soltanto dell'anima, ma anche delle nostre persone, come ci parla il profeta. E Gesù nel Vangelo risponde agli scribi e ai farisei, che hanno molti precetti e non sanno qual è il principale. Per noi qual è il principale? Anche noi abbiamo 10 comandamenti, abbiamo precetti della Chiesa, ma qual è il primo comandamento? Secondo Gesù è ama Dio con tutto il cuore, il prossimo come te stesso. Non abolisce gli altri comandamenti, ma questo
primo comandamento, questo grande comandamento dell'amore di Dio, riassume tutta la legge e i profeti, dice il Signore. Ecco, allora leghiamo questo, l'osservanza dei comandamenti, l'amore di Dio, come il motore della resurrezione. La resurrezione non viene così, come un destino generale, ma quasi impersonale. No, la resurrezione avviene perché c'è questo cammino di donazione, Dio che si dona a noi, Dio che condivide con noi la sua vita divina e ci vuole uniti a Lui nella resurrezione e nella pace eterna. Sei tu, Signore, di tutto l'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo qua, frutto della terra, della luna, lo sentiamo a te perché diventi un simbolo di vita eterna. Benedetto nei secoli, Signore. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e dell'amore del mondo. Lo sentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Benedetto nei secoli. Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno ci disponiamo a offrire il sacrificio gradito a Dio onnipotente. Il sacrificio di salvezza del tuo Figlio, Re della pace, che ti offriamo, o Padre, in questo sacramento, segno di unità e di amore, rafforzi la concordia fra tutti i tuoi figli, per Cristo nostro Signore. Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. Che cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Padre Santo, per Gesù Cristo, tuo amatissimo Figlio. Egli è la tua parola vivente, per mezzo di Lui hai creato tutte le cose, lo hai mandato a noi, Salvatore e Redentore, fatto uomo per opera dello Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria. Per compiere la tua volontà e acquistarti un popolo santo, Egli, nell'ora della passione, stese le braccia sulla croce, morendo distrusse la morte e proclamò la resurrezione. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo a una sola voce la tua gloria.
Veramente santo sei tuo Padre ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione, ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, il rendimento di grazie e questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, i tuoi Santi Apostoli, i gloriosi martiri, San Leopoldo e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione, doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Claudio, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. E congiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti, Dino, Alessandro, Scolastica e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Chiediamo al Signore, con la preghiera che ci ha insegnato Gesù, che ci doni la risurrezione della vita e della morte per noi e anche per il mondo. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano
e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi Apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa. Donale unità e pace secondo la Tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Ma Signore, non sono degno di partecipare alla tua messa, ma di soltanto una parola sarà salvato. Corpo e sangue di Cristo custodisca per la vita eterna. Comunione spirituale. Gesù mio, credo fermamente che sei presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti nella Santa Comunione, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto, io ti abbraccio e mi unisco totalmente a te. Non permettere che io mi separi mai più da te. Eterno Padre, per le mani della Vergine Maria ti offriamo il corpo e il sangue preziosissimo di Gesù Cristo per il perdono dei nostri peccati, in suffragio dei nostri defunti, delle anime sante del Purgatorio e per i bisogni della Santa Madre Chiesa. Amen. Oh,
Preghiamo. Donaci, o Padre, lo spirito di carità, perché nutriti dal corpo e dal sangue del tuo Figlio unigenito, siamo in mezzo a tutti gli uomini operatori di quella pace che Cristo ci ha lasciato in dono e li vive e regna nei secoli dei secoli. Preghiera per intercessione di San Leopoldo. O Signore Gesù, nostro Creatore e Salvatore, nella tua vita terrena ti sei fatto vicino ai malati e ai sfiduciati. Guarda con compassione coloro che soffrono a causa del tumore. Assisti quanti sono a servizio della salute e della vita. Sappiano coniugare sempre la competenza professionale con una premurosa disponibilità. Illumina i ricercatori nella scoperta di nuove cure. O San Leopoldo, tu hai consolato tutti coloro che si accostavano a te e li affidavi alla Vergine Maria. Fa che nella grande preoccupazione per questa malattia fiorisca la gratitudine per la vita e la speranza che la salute ritorni. Amen. Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Glorifichiamo il Signore con la nostra vita. Andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Inno a San Leopoldo, al numero 190. Facciamo la prima e la terza strofa.